Buonasera telespettatori di TBM e benvenuti a questo nono appuntamento con lo sport ionico. Finalmente riapriamo con una bella vittoria del Taranto e a suggerire questo, qui accanto a me c'è chi lo chiama il portierino, io direi il portierone del Taranto, Riccardo Anani. Benvenuto Riccardo. Buonasera. Come al solito la squadra che mi segue per ogni settimana qui accanto a me è Cosimo Vestita. Buonasera a tutti e vi leggo subito i contatti. Per chi volesse intervenire in diretta può farlo allo 099 730 2535, mentre per gli sms 328 69 55 442, mentre per l'email sportivissimo.tbm@libero.it, per lo streaming è www.livestream.com/tbmtv e poi dulcis in fundo c'è la nostra pagina di Sportivissimo su Facebook. E questi sono i modi in cui potete contattarci e poter fare domande a tutti gli ospiti che abbiamo qui in serata, e come vedete il parterre è davvero molto molto fornito. Umberto Nardella. Buonasera. Mister Giuseppe Tedeschi. Buonasera. Luca Chianura e Ciro Campo, la squadra di Sportivissimo, insieme al mitico, io ti chiamo sempre così, Tony Cappuccio. Buonasera Tony. Buonasera, addirittura mitico. Pietra miliare del giornalismo tarantino, perché no? Ed è giusto dare i meriti a chi li ha. Subito a fianco abbiamo qui con noi l'Atletica Grottaglie, con il presidente, Antonio Catalano. Buonasera. Con l'aiuto, un ex atleta di una buona importanza, Sara Petraroli, e un velocista di cui poi parleremo a seguire, Francesco Paolo Lucarelli. Buonasera. Qui accanto a me il nostro amico opinionista Giuseppe Andriani. Continuiamo a presentare gli ospiti. Gradita presenza stasera, basket in carrozzina, con il presidente Nino Diana, l'atleta Davide Bulfaro e l'aiuto allenatore Lidia Rizzi. Buonasera. Con loro parleremo proprio ben presto di quello che è questa attività molto molto importante. E dulcis in fundo abbiamo qui l'AS di Talsano, seconda categoria, in testa alla classifica, complimenti a tutti voi. Sono qui il vicepresidente Giuseppe Fornaro, il direttore tecnico Arcangelo Cavallo, mister Carmine Molino e il centravanti Giulio Calore, lo stopper o difensore centrale Alessio Agnoletti e l'altro difensore centrale Sergio Ceci. Benvenuti ragazzi, nella seconda parte parleremo a fondo di voi, abbiamo fatto un servizio anche durante gli allenamenti e cercheremo di andare a fondo su quello che è il vostro cammino in questo campionato di seconda categoria. Direi di partire subito con il servizio del basket in carrozzina, vediamo questa bella realtà e dopodiché ne parleremo in studio qualche minuto e poi per gli avanti e gli appassionati di calcio, Taranto Grottaglie a gogo. Allora, cari signori, avete sentito questo bel grido di questi bei gioiellini, li chiamo così io. Questo è un tappo, poi dice che c'entra il tappo con il basket in carrozzina, col mini basket in carrozzina. C'entra, e come? Ce lo spiega Nello Diana, che è l'anima e il promotore di questa bella iniziativa. Veramente non è un'iniziativa che nasce adesso, ma si protrae da tanto tempo e adesso continua qui nel Palafiemo con questi bei gioiellini. E allora, questo tappo che significa? Allora, questo tappo praticamente ci permette di acquistare carrozzine nuove. Tramite un'associazione via Vetrana stiamo facendo la raccolta tappi e praticamente questi tappi raccolti vengono venduti e in ricavato vengono acquistate le carrozzine. L'associazione è la associazione per genitori? Sì, l'AGEA Vetrana. E lei, il promotore è lei e io collaboro per raccogliere questi tappi. Abbiamo praticamente, anche se vedi nel nostro stanzino adesso abbiamo quasi mezzo camion di tappi. Però solo i tappi non bastano, ci tengo a precisare, noi le carrozzine abbiamo acquistato con i tappi e con l'aiuto di alcuni imprenditori di Taranto. Ah, beh, ci sono quelli che si... Sì, ci sono. Non è vero quindi che gli imprenditori non hanno un'anima? No, assolutamente, assolutamente no. E allora, senti, quando ricavate dalla raccolta dei tappi, cioè quanti sacchi bisogna raccogliere? Allora, per acquistare una carrozzina bisogna raccogliere 10 tonnellate di tappi, per acquistare una carrozzina, sì. E in quanto tempo? Noi per due carrozzine, sempre con l'aiuto di un imprenditore, ci abbiamo messo qua 7 mesi e abbiamo acquistato due carrozzine. Due carrozzine che costano? Da 2.500 a 3.000 euro l'una.
ho capito. Quindi questi ragazzi qui, ecco, le carrozzine sono quelle. Queste qui. Le carrozzine sono queste, vedi, quelle di Gabriele e quelle di Carlo. Capito. Vedi, sono le due carrozzine acquistate con la. Allora, con la quanti ce n'hai di questi gioiellini? Otto ragazzini. Otto. Sì. Vengono anche da altre parti, dalla provincia, anche da altre parti, fuori provincia mi sembra. Sì, stiamo aspettando Samuele, che è un bambino di Mesagne, che adesso è un periodo che non sta bene, comunque la mamma lo accompagna da Mesagne quasi sempre. Adesso abbiamo iniziato, perché siamo stati fermi, abbiamo iniziato e quindi lo stiamo aspettando, che viene direttamente da Vetrano, da Mesagne. Poi c'è un'altra bambina, addirittura viene da Putignano. I genitori fanno molti sacrifici per portarla a Taranto. Ci credo. Quindi, e noi continuiamo sempre, infatti stanno crescendo, siamo arrivati a 8, adesso arriveremo sicuramente a 10 bambini e quindi si lavora più entusiasmo. Ho fatto delle richieste e sto aspettando delle conferme, perché ho chiesto se ci danno una struttura, perché praticamente noi solo per pagare questa struttura se ne va circa 4.000 euro al mese e quindi siamo tutti i giorni in cerca di aiuto proprio per poterci permettere di pagare la palestra. La signora che si chiama? Anna Maria Carano, che porta avanti il discorso della banca di prossimità. No. Ho sbagliato? Sono due cose un po' diverse. All'iniziativa dell'associazione sportiva ho partecipato a titolo assolutamente personale, perché mio padre era una persona molto vicina al mondo della disabilità. E quindi ho pensato di aiutarli economicamente, ovviamente con quello che è della mia famiglia. E invece per professione la nostra occasione di incontro è stata proprio questa. La banca di cui faccio parte, che si chiama Banca Prossima, è una banca che lavora esclusivamente per il sociale, esclusivamente per il no profit, e ha trovato la strada per riuscire a fare il credito a chi purtroppo non ha facilità di accesso al credito, e sono proprio le realtà come quella di Nello, realtà che fanno utilità sociale ma non hanno mai mezzi propri. Naturalmente dobbiamo sentire la voce dei protagonisti, che sono appunto loro. E allora, come ti chiami? Valentina. E poi il cognome? Vabbè, Valentina, basta. Quanti anni hai? 4. 4? Ti piace il basket? Sì? Sono Gabriele Tavolaro. Ho 8 anni. Bravo. Martino Fraccascio, 6 anni e adoro il basket. Bravo. Davide Pisano, 7 anni e mezzo e adoro il basket. Mattia Fortunato, 12 anni. Carlo Grasso, 9 e mezzo. Lidia Rissi, 24 anni. Senti, tu sei anche assistente dell'allenatore, vero? Sì, è vero. Ecco, che cosa dici ai tuoi allievi? Come li guidi? Molto bene, perché sono una bravissima squadra e sono fiera di loro. Benissimo. E naturalmente bisogna pure sentire i genitori. Cosa ne pensano i genitori? Perché li portano qui? Io dico che questa attività qui serve a far capire ai genitori che hanno queste problematiche che bisogna portare i bimbi, tirarli fuori dal guscio della casa e portarli qui, perché se il risultato è questo, credo che sia un risultato ottimale. Che lei che ne pensa? Certo, Gabriele, io sono papà di Gabriele Tavolaro. L'amore per lo sport l'ha portato a fare prima piscina, adesso ha scelto di fare questo sport qui che a lui piace tantissimo. È quasi un anno che lo sta coltivando e si trova benissimo, come sport, come ambiente, come tutto. Ecco, lei spingerebbe, darebbe un consiglio appassionato ai genitori per portarli qua? Certo, è uno sport che fanno anche i normodotati praticamente, è uno sport bellissimo, aperto a tutti quanti, niente, tutto qui. Bene, parole sintetiche ma molto significative, quindi io invito tutti i genitori che hanno questi bimbi così, che hanno queste problematiche, di diversamente abili, si chiamano così, però sono molto abili, avete sentito, a portarli in palestra. Allora Tony, ASH Basket in carrozzina Taranto. Associazione Sportiva Handicap, si dice in senso commerciale che quelle attività di nicchia
si chiamano così perché sono attività di pregevole fattura, no? Questo è il caso della nostra, dei nostri amici. A Nino, Diana, devo chiedere una cosa. Noi ci conosciamo da tempo, lui è stato un ex giocatore di basket, naturalmente, della mia squadra, e i bambini quando vengono per la prima volta sono, non sono così gioiosi, no? No, i bambini appena vengono in palestra sono molto chiusi, praticamente hanno timore anche di spostarsi con la carrozzina. Basta un mese, massimo due mesi con noi e li vedi praticamente volare con le carrozzine, perché basta dargli una carrozzina da basket. E io ricordo un ragazzo che ha iniziato a giocare a basket l'anno scorso con noi e erano 17 anni che stava in carrozzina dopo un incidente e mi ha colpito la sua frase. Disse così: quando si è messo su una carrozzina da basket ha detto, dopo 17 anni per la prima volta mi sento libero. Libero perché la carrozzina è veloce, basta toccare, spinge, è velocissima, ecco perché. E quella è stata una frase che praticamente la porto dentro e che mi spinge sempre ad andare avanti. Come si chiama questo ragazzo? Questo ragazzo noi lo chiamiamo Mimo Bike di Grottaglie. Di Grottaglie, sì. Insomma, un compaesano. È un nostro atleta che già l'anno scorso ha giocato in Serie B, quindi si sta allenando ancora con noi. Senti, il discorso bisogna allargarlo, perché voi non pensate solamente a basket e carrozzina, ma avete anche in programma altre discipline. Sì, noi abbiamo trovato già, grazie al capitano De Cicco dei Vigili Urbani, due container, uno per mettere, perché il nostro futuro pensiamo di fare anche questo, canoa e canottaggio. Abbiamo gli atleti, abbiamo le barche, abbiamo i container per conservare le barche, abbiamo il container per fare l'ufficio. E adesso ho fatto proprio adesso una lettera per il sindaco, perché ci chiediamo un pezzo di spiaggia di mare libero che abbiamo individuato sotto Cimino, dove mettere questi container e iniziare a fare questo tipo di attività. Il sindaco ha risposto? No, è in programma la richiesta, la lettera non è stata ancora fatta, la lettera per avere questo spazio per posizionare questi container. E i container sono belli, non deturpano l'ambiente, anzi verrà una bella, se abbiamo la risposta positiva sicuramente verrà fuori una bella cosa. Ma anche tiro con l'arco? Sono il tiro con l'arco, sì, noi è in programma anche il tiro con l'arco, stiamo cercando uno spazio, perché il tiro con l'arco è uno sport un po' particolare e quindi ci serve uno spazio. Sicuro. Ho capito. Senti. Cioè noi facciamo fare lo sport al ragazzo in base all'handicap fisico. Vediamo il ragazzo e poi si facciamo fare il tipo di, perché non tutti possono fare basket in carrozzina, non tutti possono fare tiro con l'arco, non tutti possono fare atletica leggera. Molti possono fare anche sci, noi glielo possiamo fare, però tutto quello che possiamo fare noi cerchiamo di indottrinare in quelle attività, anche perché abbiamo i preparatori atletici per fare la canoa, il canottaggio e tiro con l'arco. Basket ce l'abbiamo già e quindi siamo completi, ci manca quello spazio. Ho capito, allora spazio cercasi, speriamo che dal Palazzo di Città possano arrivare buone notizie, ma voi cercate anche uno spazio meno oneroso, perché correggiamo, i 4.000 euro che hai detto prima al mese sono all'anno, no? No, all'anno, sì, no, al mese. Al mese sarebbe mi sarei stato suicidato, proprio, sì, altro no, che no. Spending review. Sono al mese. Allora, all'anno. Voi state perorando la causa per avere uno spazio a Palamazzola negli orari liberi che sono di partita. Sì, sì, no, ho fatto la richiesta al Comune per avere uno spazio, perché io pensavo che il Comune avesse degli spazi per il Comune che si è tenuto per sé, no? E quindi ho fatto la richiesta chiedendo al Comune uno spazio 3 ore a settimana per noi, ma purtroppo mi è stato risposto di no, perché è il Cus Ionico quello che mi dovrebbe dare gli spazi, non lo sapevo, quindi rifarò un'altra richiesta e vediamo cosa viene fuori. Vabbè, gli amici del Cus Ionico sono di solito abbastanza solerti, comunque credo che capiranno la cosa. Davide, da quanto tempo tu fai basket in carrozzina? Io sono circa cioè in realtà è da tempo, sono parecchi anni che gioco a basket, poi 3 anni fa, dopo un bel po' di tempo di pausa, ripresi a fare basket e dopo ho dovuto fermarmi per altri problemi non dipendenti dalla mia volontà. Quest'anno ho ricominciato con molto entusiasmo, perché è qualcosa comunque che mi piace fare. E mi sto impegnando al meglio per poter riuscire. Che miglioramenti ti porta? E il miglioramento è il fatto che comunque, come,
come diceva il Presidente, come diceva il mio compagno, ci si sente comunque liberi sulla carrozzina da gioco, perché è molto più veloce di quella da passeggio. L'altro punto di forza è che sicuramente aiuta anche il fisico, perché fare attività sportiva comunque rafforza anche la muscolatura, e per noi che stiamo sulla sedia è molto importante, anche si acquista agilità ed è qualcosa di molto importante anche. Senti, per il discorso di mens sana in corpore sano, tu vai a scuola, immagino? No, io ho finito scuola, ho quasi 21 anni. Quindi. Sei diplomato? Sì, sono diplomato in grafica pubblicitaria. Ho capito. Vede, sentiamo un po' l'assistant coach, come si dice in gergo cestistico. E allora, Lidia, dimmi. La tua funzione in supporto dell'allenatore qual è? Guarda che l'assistant coach, io conosco il basket da una vita, ha una funzione molto importante. Quello che non vede l'allenatore devi vedere tu. Giusto. Allora, come li guidi i tuoi gioiellini? Io li guido... Esprimiti in piena libertà, fai finta che non ti ho fatto una domanda, vai avanti con il tuo discorso. L'entusiasmo che ti porta questa attività qual è? Cioè, è tanta, immagino. Sì, certo. Il ruolo che faccio io dell'aiuto allenatore è quello di guidare la squadra verso un unico obiettivo, sarebbe quello di giocare a basket, e la cosa più importante è che facciamo comunque un gioco che ci piace tanto, che ci mettiamo la passione per il basket, perché è uno sport veramente bellissimo. E volevo anche dire che grazie al Presidente, volevo ringraziarlo, che sono venuta in questa palestra che per me è una cosa veramente bellissima, perché mi dà molta soddisfazione. Autostima, e no? Tanta stima che ho sia nel Presidente che nella squadra, voglio precisare, ai miei compagni, e praticamente... Io direi che a questo punto abbiamo sciolto veramente il ghiaccio, come si dice. Un bel applauso a questi bei ragazzi. Questi bei ragazzi, ci vai come? Perché questa è la dimostrazione. Io ho scoperto il basket di carrozzina tanti anni fa, li ho sempre seguiti anche insieme a tutti gli altri sport, perché la vera cultura sportiva di una città, permettimi Franco di fare questo piccolo discorso, è quella di conoscere, diversificare l'attenzione, quindi conoscere tutte le discipline, chiamate così appunto, per che la cultura sportiva e sociale si evidenzi sempre di più, perché in questa città, in questa provincia, in questa nostra terra ce ne sono molte di queste attività. Noi li andremo a scoprire di volte in volte. Sportivissimo farà questo durante la stagione. Ogni settimana scopriremo una realtà differente e cercheremo di non scontentare nessuno, ecco, voglio usare questo termine. Cercheremo davvero di mettere in evidenza chi fa sacrificio per lo sport. I sacrifici se ne fanno davvero tanto nello sport. Sarà bello vedere questi gioiellini crescere e poi formare una vera squadra che possa partecipare ai campionati, perché il basket in carrozzina ha ammietuto dei bei traguardi, è arrivato addirittura a essere campione d'Italia, sappiamo, no? E poi anche in campo europeo, quindi ha una bella tradizione a tavolo. Bene. E speriamo che il presidente Diana riesca davvero a far tornare il basket in carrozzina ai fasti del Dream Team, diciamo anche questo. Magari, sarà molto ma molto difficile, però ci proviamo. Servono degli aiuti economici, diciamolo, quindi a tutti gli imprenditori che si vogliono avvicinare alla SH Taranto, lo faccio. Accetta volentieri tutti gli aiuti. Accettiamo tutti. Tutti, accettiamo tutti, sicuramente. Grazie. Allora, Riccardo, finalmente siamo qui a parlare di una vittoria. Difficile. E glielo facciamo, Riccardo. Siamo qui a parlare di una vittoria che comunque è stata difficile. Abbiamo trovato una compagine contro davvero ben preparata e ben messa in campo. Sì, è stata una vittoria abbastanza sofferta. Sinceramente non ci aspettavamo una sofferenza così grande, però
Abbiamo fatto il secondo tempo quasi tutto in 10 e già lì è stato un brutto colpo l'espulsione di Fidel. Ci ha messo un po' in difficoltà, ma siamo riusciti a portare a casa i 3 punti e questo è stato molto importante. Benissimo, allora abbiamo inserito il discorso Taranto, solo 2 minuti di pubblicità e subito ci parleremo di Taranto Grottaglie. Arredo Casa Serafino da Damiano fa dell'arredamento non un semplice lavoro, ma una grande passione. Complementi e mobili delle migliori marche in stile classico e moderno. Passione per lo stile, per le nuove tendenze e per i grandi classici. Passione per i mobili che sanno dare alle vostre case carattere e unicità. Serafino Mobili offre una vastità di assortimento. Facciamo alcuni esempi. Cucina completa, modello Olimpia in rovere massello, tinto de cape e corda, particolare con cabina ad angolo, disponibile anche in varie composizioni. Cucina stile country.